Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. È stata arrestata dalla squadra mobile di Rieti per tentata truffa e possesso di documenti di identificazione falsi. La donna, residente a Tivoli, si era presentata al negozio Troni in compagnia di un uomo, rivolgendosi al personale del centro e tentando di ottenere un finanziamento per l'acquisto di alcuni prodotti, ma esibendo una carta d'identità ed una busta paga apparentemente false. In particolare, i due avevano chiesto di poter accedere ad un finanziamento per l'acquisto di due cellulari, un PC portatile con relative custodie, un televisore 32 pollici ed una macchina per il caffè per un totale di oltre 1.200 euro. Nel frattempo il personale del negozio aveva inviato la richiesta di finanziamento alla società finanziaria, che però aveva rifiutato il finanziamento stesso in quanto l'utenza telefonica fornita dalla donna era inserita nel sistema come sospetta. La carta d'identità esibita presentava inoltre delle cancellature, nonché vari timbri che nulla avevano a che vedere con lo stesso documento. Alla fine è risultato che la carta d'identità e la busta paga esibiti erano intestati alla propria figlia.
Si continua a credere e sperare nel buon esito della vertenza Snyder. La situazione rimane sempre affidata al tribunale. La NewCo, che dovrebbe rilevare il sito reatino, che avrà un altro nome, ancora non è nata, ma tuttavia non si sono fermate le trattative per il passaggio di stabilimento e maestranze. Prossimo appuntamento con i sindacati è previsto per i primi di febbraio per iniziare a definire gli aspetti organizzativi del lavoro. Si ricorda che i manager venuti a Rieti a dicembre avevano parlato di una partenza della produzione a marzo, ma stando ai fatti sembrano essere le solite parole al vento. Pubblicato l'avviso per l'affidamento della gestione delle aree verdi comunali, avviso in scadenza il prossimo 27 febbraio. L'assessorato all'ambiente del comune di Rieti intende acquisire le manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento esterno mediante sponsorizzazione, concessione o adozione della gestione delle aree verdi. Per la prima volta, ha dichiarato l'assessore all'ambiente Carlo Ubertini, un'amministrazione comunale a Rieti pianifica l'intero patrimonio verde comunale, che comprende 40 ettari di verde urbano divisi tra 26 ettari di verde attrezzato e 14 ettari di verde diffuso, una vasta area per la quale si è parlato di simbiosi mutualistica tra la città e il verde. Simbiosi mutualistica tra la città e il verde. La città farà vivere il verde perché il verde possa far vivere la città attraverso l'aspetto ecologico. Noi sappiamo i benefici che il verde determina sotto il profilo ecologico, dalla mitigazione climatica alla depurazione, alla fitodepurazione, al disinquinamento da un punto di vista atmosferico, idrico ed afico, al benessere psicofisico. Si calcola che in città molto verdi e quartieri immersi nel verde l'incidenza di malattie cardiovascolari e tumorali è molto bassa. All'aspetto sociale, l'integrazione ecosociale, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della ricreazione, l'aspetto del tempo libero che investe i bambini e gli anziani. All'aspetto economico, nell'abbattimento dei costi di manutenzione diretta dei comuni, un aspetto di alta criticità ed insostenibilità, all'indotto turistico per la esplosione della bellezza nelle città in cui c'è alto il potenziale del verde. Ma l'iniziativa guarda anche all'occupazione giovanile, oggi in grande difficoltà. E anche l'aspetto economico nella gestione diretta attraverso la concessione, attraverso il discorso della possibilità di farne un'attività economica, soprattutto rivolto all'occupazione giovanile. E dopo un lungo tempo, 10 giorni nella sanità non è poco, riapre il Day Surgery dell'ospedale dell'Ellis. Come noto, la chiusura è dipesa dall'ampia affluenza di malati al pronto soccorso, alla quale la direzione ha dovuto prendere dei provvedimenti come destinare i posti letto del reparto in questione ai casi cronici e gravi. Al momento, riferiscono dalla direzione sanitaria, la situazione è sotto controllo e non si registrano emergenze. La stessa Regione Lazio sta monitorando le strutture pronto soccorso DEA della Regione, in particolare i pazienti in attesa di ricovero o trasferimento. Rieti sembra essere la meno critica da questo punto di vista. Inoltre, ha dichiarato Figorilli, la direzione medica è impegnata a riprogrammare gli interventi chirurgici di bassa complessità, interventi bloccati nei giorni di piena emergenza. Tanta animazione e incontri al liceo scientifico IUCI di Rieti, dove si è svolta la quarta edizione dello IUCI Day 2015, come ha spiegato il dirigente scolastico Stefania Santarelli. Si tratta del quarto appuntamento con gli ex studenti della scuola che, grati all'istruzione e alla formazione ricevuta presso il liceo scientifico Carlo IUCI, 4 anni fa hanno dato luogo alla prima giornata
quello spirito che li anima è proprio quello di portare ai nostri ragazzi le esperienze di vita che loro hanno fatto, oltre a quelle universitarie. Un'accoglienza da parte dei nostri ragazzi veramente festosa, perché i nostri ragazzi dicono: da oggi in poi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Quindi i messaggi positivi che noi possiamo dare ai nostri giovani, che hanno continuamente invece messaggi negativi da altri punti di vista, sono importanti, perché loro sono il nostro futuro. Ex studenti che vogliono dunque dare speranza e fiducia alle giovani leve. Anima e motore del progetto Giuseppe D'Antonio, ex studente UCI ma anche eccellente professionista che oggi si occupa di start-up e che confessa come all'età di 16 anni avesse avuto le più brillanti idee. Personalmente le mie prime idee, credo innovative e creative, le ho avute proprio in questo periodo, quando avevo 16-17 anni, quindi credo che soprattutto in questo periodo ci sia molta creatività e voglia di fare nelle teste dei giovani. Quindi sicuramente c'è il potenziale che si creino incredibili idee qui dentro. Tante volte la difficoltà è che i ragazzi credono che non sia possibile poi passare da un'idea, da un sogno a una realtà, e infatti sta proprio qua, diciamo, il potere o questo tipo di energia che vogliamo passare ai giovani. Magliano Sabina. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà due ultra sessantenni, rispettivamente un uomo originario di Magliano ma residente a Fabbrica di Roma e l'altro ultra sessantenne della provincia di Viterbo e residente a Ventimiglia. I due vendevano a molteplici clienti attraverso un sito internet diversi quantitativi di combustibile pellet, arrivando ad incassare l'ingente somma di circa 146.000 euro. Peccato che la merce non è mai stata recapitata a nessun cliente, i quali, fiutata la truffa, si sono rivolti ai carabinieri. L'operazione è stata condotta anche con l'utilizzo di sofisticati mezzi informatici, interagendo sul sito dai quali partivano le ordinazioni. I due sono stati denunciati alla locale procura. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile e quindi respinto il ricorso presentato dalla società Rieco per l'annullamento della procedura aperta per l'appalto dei servizi di igiene urbana e dei servizi di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, impianti di pubblica illuminazione, strade, verde, immobili, impianti termici e di condizionamento. Pertanto la gara d'appalto è valida e sarà portata a termine. Un'altra vittoria nel campo della giustizia amministrativa, hanno dichiarato il sindaco di Farensabina Davide Basilicata e l'assessore Giacomo Corradini. Il TAR del Lazio riconosce pienamente le nostre ragioni sull'affidamento di una serie di servizi pubblici comunali, tra cui la raccolta dei rifiuti. Grande soddisfazione per l'esito di questa sentenza, che è oltremodo positivo per noi, avendo i giudici optato per il rito abbreviato. È dunque evidente che le nostre scelte amministrative erano assolutamente corrette. L'iter riprende subito il via con la nomina della commissione giudicatrice che aprirà le buste della gara d'appalto. Una bella notizia, concluso il sindaco Basilicata, per la città, che con questa formula innovativa avrà dei servizi migliori con dei costi minori, non ultima la raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio comunale. La sagra della bruschetta a Casa Prota ha raggiunto un boom di presenze davvero esplosivo, un momento per tutti vissuto all'insegna del divertimento e immancabile del gusto. Un bilancio della giornata davvero positivo, come ha fieramente dichiarato Emanuele Micarelli, presidente della Proloco. Orgoglioso e fiero dei miei concittadini, dei miei amici, dei miei collaboratori della Proloco, perché come avete visto voi, come vedete voi, una giornata ottima, splendida per il nostro territorio, per la nostra Casa Prota. C'è di tutto, 10 spettacoli musicali, mostre, convegni, si mangia e si beve in allegria, quindi una giornata all'insegna dell'allegria e del buon gusto. Bruschette davvero spettacolari con l'olio pregiato, il cui recupero ha comportato quest'anno grandi difficoltà. È stato difficilissimo recuperare 100 litri d'olio per la bruschetta, perché la produzione è stata ridotta del 95%, ci siamo riusciti tramite alcuni produttori che hanno fatto in alcune zone dove si è salvata la coltivazione.
l'olio a cassaprodotto non c'è. Quindi creare un evento su una fetta di pane, su un prodotto che non esiste, è difficilissimo. Difficilissimo, e ci siamo riusciti. Quindi migliaia di presenze, ieri e oggi, e grazie a tutti. Altro bel traguardo per Amatrice, il marchio Deco, denominazione comunale, marchio fortemente voluto dal sindaco Pirozzi perché considerata la carta d'identità di un prodotto, è stato assegnato a 3 prodotti tipici del territorio amatriciano, il guanciale, il pecorino e gli gnocchi ricci. Lo strumento della denominazione comunale nasce a seguito della legge numero 142/90 che consente ai comuni la facoltà di disciplinare nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali. Ma le novità continuano e a breve sarà potenziato tutto il sistema Wi-Fi che sarà portato a 100 mega in fibra. In tal modo tutti potranno avere gratuitamente, ha dichiarato Pirozzi, l'accesso alla rete. Questo servizio è già partito da giugno, ma il potenziamento consentirà a tutte le famiglie di poter risparmiare su un servizio ormai basilare, a tutte le strutture scolastiche di essere al passo con i tempi e a tutti gli enti di offrire servizi più efficienti con uno snellimento delle lunghe procedure burocratiche. Certo, un bel traguardo e da non sottovalutare, il Comune di Amatrice è il primo nel Lazio ad offrire un servizio gratuito a tutte le case dei cittadini. Ah, ma sto a cercare un conto giovane, ma giovane. Ma non volevi andare a studiare all'estero? Andiamo in BCC Roma. Scegli il conto Ateneum BCC, creato per gli studenti universitari. E vorrei studiare in Inghilterra, poi ci sarebbe uno splendido corso di robotica. Robotica. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi 2 piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Rieti Basket domani in campo per la prima di Coppa Italia, sfida in casa contro Acropoli, partita importante anche per le recenti sconfitte, ha spiegato il giocatore amaranto celeste Stefano Spizzichini. Sono partite importanti, insomma,
Vista come è andata quella di domenica passata con l'Eurobasket, è una partita che per noi conta, conta pure perché la Coppa Italia ci teniamo tutti. È pure un test per vedere a che punto siamo, a che livello siamo rispetto alle altre prime degli altri gironi. Il post sconfitta ha portato alle debite analisi e considerazioni da parte di tutti. Abbiamo analizzato la sconfitta con l'Eurobasket, stiamo cercando delle sistemazioni difensive da adottare contro Agropoli. E in attacco continueremo sulla strada che ci traccia il nostro allenatore, e sperando ovviamente che le medie realizzative siano superiori rispetto a quelle che abbiamo avuto domenica. È chiaro che ogni sconfitta pesa, ma i ragazzi cercano di reagire e di mantenersi uniti. Adesso stiamo cercando di reagire, di parlare, di trovare delle soluzioni. Comunque la squadra è compatta, siamo tutti disponibili l'uno nei confronti dell'altro, non per dirlo come frase fatta, ma proprio la pura verità. Stiamo cercando sempre di trovare dei punti d'incontro per collaborare al meglio e trovarci al meglio in campo, che comunque sono cose che durante le partite, quelle un po' più difficoltose, a volte vengono a mancare, a volte sono perfette, diciamo, la chimica, come è stato a Senigallia, come è stato con Montegranaro in casa. E a volte, come la scorsa, insomma, un po' di gioco corale a volte viene a mancare, però sono cose su cui allenarci in vista dei playoff. Dopo le due sconfitte consecutive, il Rieti Calcio riprende con forza e vigore gli allenamenti che non vedranno l'appuntamento partita del fine settimana. C'è infatti una pausa, ragion per cui, ha dichiarato mister Beoni, si punta sul lavoro più intenso e differenziato per i diversi giocatori infortunati. Inoltre, ricorda Beoni, si vuole superare la cocente consecutiva sconfitta di domenica contro il Sansepolcro, partita nella quale non c'è stata una buona prestazione, non c'è stato possesso di palla. Certo, la pausa per certi aspetti potrebbe pesare, ma noi continuiamo a lavorare per poter affrontare fuori casa una delle squadre più forti, Gualdo Casa Castalda. Dunque, tutti al lavoro. Al momento è stato aggregato al gruppo anche il terzino sinistro Andrea Morfini, classe 95 del Grosseto. Si attende l'ok dello staff e della dirigenza per il tesseramento. Intanto è a disposizione di mister Beoni. Grande e importante partita giocata dal rugby Rieti domenica scorsa contro il Latina, con un risultato inaspettato ma indubbiamente meritato, come ha spiegato l'allenatore Alessandro Turetta. Domenica abbiamo fatto questa partita che era per noi molto importante, la prima della pool promozione contro il Latina, e sapevamo che era una partita molto difficile, perché Latina era la squadra prima dell'altro girone. Avevamo preparato la partita lavorando molto sul reparto dei tre quarti, cercando quindi di far viaggiare il pallone, di farlo stare poco nelle fasi statiche. Ci è riuscito tutto alla perfezione, abbiamo conquistato quindi 5 punti e abbiamo lasciato a zero una delle nostre dirette concorrenti. Affronteremo domenica prossima il Gran Sasso, che teoricamente è una delle squadre, diciamo tra virgolette, un pochino più deboli di questo girone. È sempre una partita da affrontare con molta decisione, perché potrebbe essere, quindi perdere al Gran Sasso potrebbe essere diciamo negativo per quanto riguarda il nostro percorso verso la promozione. Buona la risposta anche del pubblico. Il pubblico è presente, domenica ce n'era, diciamo, erano in parecchi a sostenere la squadra, e spero che andando avanti così, insomma, ci sia un pochino più di attenzione da parte del pubblico. Si è svolto domenica 25 gennaio il secondo appuntamento della stagione per quanto riguarda la nazionale italiana di Jiu-Jitsu. Dopo l'11 di gennaio a Genova è stata la volta di Fasano, in provincia di Brindisi, dove i due reatini Lorenzo Floridi e Simone Rossi sono stati convocati per prendere parte al collegiale agli ordini del commissario tecnico Ciccio Scolti. Una giornata all'insegna della tecnica, della tattica e di tanti consigli finalizzati alla gara di domenica 1 febbraio a Genova al trofeo internazionale Gino Bianchi.
banchi. Un momento nel quale i due giovani insieme alla squadra dovranno confermare il primo posto per accedere di diritto alla convocazione diretta della nazionale in vista dei campionati del mondo che si svolgeranno ad Atene. Arrivo, il tempo di caffè e ricominciamo. Iniziano le nuove puntate di A Tavola con Elia. Ci vediamo tutti i giorni su Sabinia TV. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65.